Se vi piace andare al ristorante etnico, fate molta attenzione perché ci potrebbero essere alcuni problemucci. Dice, un italiano su tre ama la cucina etnica, quindi il 30% delle persone gli piace appunto andare al ristorante straniero. Un cibo etnico piace agli italiani, secondo Coldiretti. Lo consuma più volte durante l'anno. Non a caso tra il 2012 e il 2017 il numero di ristoranti specializzati in cucine straniere in Italia è aumentato del 40%. E se le città dove l'etnico va per la maggiore sono appunto Milano, Roma e Torino, non c'è regione italiana che sia esclusa dal fenomeno. Non sempre però ristoranti e locali d'asporto garantiscono un livello di qualità sufficiente, come dimostra una vasta indagine condotta dai NAS, Nuclei Antisofisticazione dei Carabinieri, nel mese di maggio. Su 515 ispezioni sono state accertate irregolarità su 242 strutture, pari al 47% del totale. Quindi un ristorante su due etnico ha problemi di diverso tipo, soprattutto parlando di igiene. Io ricordo quando sono andato a un ristorante cinese d'asporto, stavo aspettando che mi consegnassero non mi ricordo cosa, era parecchi anni fa. A un certo punto vedo scorazzare un grosso scarafaggio sul muretto dove avevo appena appoggiato la mano. Sono rimasto un po' di pietra, ho detto, oh santo. Ho preso comunque poi la mia ordinazione, sono andato a casa, però non è stata una bella esperienza vedere un grosso scarafaggio che trotterellava sul muretto vicino alla cucina. Se voi avete qualche esperienza di questo tipo, scrivetelo qui sotto nei commenti. Metto un sondaggio nella community vedere se qualcuno ha avuto qualche brutta esperienza in un ristorante etnico.